Un'entrata utile e bella, utile e bella, utile perché ovviamente aumenta non poco la capacità di attrarre traffico della stazione di Municipio, questa uscita di Via De Pretis, la chiamiamo Municipio Porto, no? Quindi ci avvicina al mare e rende più facilmente accessibile la metropolitana non solamente ai cittadini napoletani ma anche a tutte le persone che arrivano al Molo Beverello, alla stazione croceristica. Insomma, ci stiamo piano piano avvicinando al mare, che poi sarà l'ultimo passo che nel 2020 vedrà l'apertura della galleria che connette direttamente la stazione Municipio al porto. È stata inaugurata questa mattina la nuova uscita di Via De Pretis della stazione Municipio della linea 1 metropolitana. Una galleria imponente, larga circa 9 metri e lunga 46, che si avvicina al porto e mantiene la visione progettuale di Alvaro Siza con l'installazione di 7 opere fotografiche di Mimmo Iodice che rappresentano antiche sculture. È un'ulteriore uscita della metropolitana Municipio Porto, con un corridoio che diventa una galleria fotografica con le opere d'arte del maestro Mimmo Iodice, sono straordinarie, che rendono ancora di più questa non solo una grande infrastruttura, un museo di arte contemporanea, di archeologia e di storia. Quindi i lavori vanno avanti speditamente, un po' alla volta andremo a terminare tutto, quindi oggi siamo contenti perché è un'uscita comunque importante a cui si aggiungerà il completamento della riqualificazione di Via De Pretis. Bella perché è un esempio molto significativo dell'architettura di Alvaro Siza, che è il nostro progettista per questa stazione, e veramente abbiamo voluto con Alvaro interpretare questa stazione, questa uscita, questa galleria, come vedrete molto lunga, molto larga, molto imponente, come una omaggio a un'altra eccellenza della nostra città che è Mimmo Iodice. Quindi una vera e propria galleria di foto, tutte relative all'archeologia, da Atena a Venere, passando per gli atleti di Villa dei Papiri di Pompei. Quindi una galleria fotografica che avvia, diciamo, il visitatore a quella che sarà poi la straordinaria unicità di questa stazione, e cioè tutta la valorizzazione dei reperti archeologici che sono stati scoperti prima e saranno recuperati poi all'interno di questa stazione. L'anno prossimo appuntamento alla piazza, e fra 2 anni, come dicevo, appuntamento al mare, al porto, con questa galleria fantastica, sempre progettata da Alvaro Siza, che arriverà di fronte al Beverello, di fronte alla stazione marittima. Ma sulla conclusione dei lavori in piazza Municipio, il sindaco Luigi De Magistris ha così replicato: tutto è difficile, io sono sempre cauto, però se ci riusciamo siamo contentissimi, per carità.